preparati per la nostra attività. Per oggi occorre un palloncino sgonfio, una forbice, dei foglietti bianchi o colorati, un nastrino e poi una penna, che può essere una penna o un colore spirito, delle penne brillantate. Ora ho gonfiato il palloncino, ci ho attaccato il nastrino e cosa devo fare? Questo palloncino con questo nastrino sarà pieno di post-it di ringraziamento. Ogni volta che desidero ringraziare qualcuno, scriverò su questi bigliettini "grazie mamma" e lo attacco al nastrino con l'aiuto di una graffetta oppure con la spillatrice, che non ce l'ho. E così, grazie papà, grazie nonna, e poi posso, pieno, quando sarà pieno di fogliettini, attaccare il mio palloncino al balcone di casa. Io sono convinta che già da domani sarà pieno di palloncini questo, e di foglietti questo palloncino. Lo attacchiamo al balcone e così il vento lo porterà, lo innalzerà e lo farà arrivare dritto a Dio. Ecco, questo è il lavoro concluso. Attaccato al nostro balcone, lo attacchiamo e poi sarà pieno di grazie, grazie, grazie. Grazie Signore per il Grest, è uno degli esempi, ma sicuramente sono certa che lo scriverete e sarà il nostro ricordo per quest'anno.